Allora, ragazzi, ieri abbiamo citato Vessicchio nel video, no? E perché diceva che io mi vergognavo a dire di essere interista, quindi mi nascondevo dietro a Lecce, per tutto quello che dice lui, tutti i motivi. Abbiamo risposto a Vessicchio, abbiamo detto che io purtroppo non è che mi vergogno di dire di essere interista, è che essere tifosi di una squadra è come avere una moglie, no? E tu ami tua moglie. E quindi non è che puoi dire amo mia moglie, però amo anche un po' quella. Io amo il Lecce, sono di Lecce, ho sempre tifato Lecce e non mi vergogno di dire di essere tifoso del Lecce, ma nello stesso tempo non mi vergogno di dire che ho una simpatia enorme per l'Inter, ma come anche per il Bologna o per il Cagliari, caro Vessicchio. Però l'amore è una cosa, la simpatia è un'altra. E va bene, Vessicchio oggi non c'entra niente. Oggi parliamo un poco del bandito, no? Di Peter Pan. Anzi, Peter Pan lo lasciamo alla fine perché conta zero. Conta zero. Sapete che Peter Pan è solo uno che copia i video degli altri, usa le stesse parole, usa gli stessi titoli e usa pure la stessa immagine di copertina. Micidiale, micidiale. Però. No, caro bandito, questo te lo dico perché poi no, mi scrivono i miei iscritti, no, mi dicono, guarda che io, cioè c'è Antonio che mi ha scritto, gli ho pure commentato al bandito, ma perché non accetti il confronto con gli esonerati? E guarda che un pacco di pannoloni te lo compro io, te lo regalo io. Vedi, bandito, fai pure brutte figure, perché parlare così con quella sicurezza. Tutta quella grande sicurezza vicino ai tuoi iscritti, cioè davanti ai tuoi iscritti, è facile. Quando invece ti trovi davanti uno come uno, il canale degli esonerati, no? Quindi hai un contraddittorio, qualcuno che ti può dire guarda che stai dicendo una minchiata, e lì diventa difficile per te, non ce la puoi fare, non ne puoi uscire. Quindi che cosa fai? Ti inventi la scusa, ma io ho paura degli insulti, delle cose. Non è vero, perché quello ti ha detto, guarda che qui è come se stessi a casa tua, nessuno ti insulterà, puoi parlare quanto vuoi, puoi dire quello che vuoi, certo io ribatterò a quello che dici tu. Ed è questo, quello è il punto che a te non ti fa, cioè ti induce a non confrontarti. Poi sappiamo anche che tu le tue notizie le prendi dalla tua testa. Come fa Matt, no? Ma adesso ci arriviamo a Matt. Mentre loro, gli esonerati, hanno pagato la Camera di Commercio e si sono fatti dare le carte. Quindi tu che cosa dovresti dire? Ti potresti mettere mai contro gli esonerati che hanno le prove di quello che dicono, mentre tu da dove le prendi le prove? Dal tuo cervello bacato? No, no? Allora, no, questo lo dico agli iscritti del bandito. Ovviamente, che sappiano queste cose, cioè il bandito può buttare parole quanto vuole, ma davanti a un, cioè, messo davanti a un confronto, a un contraddittorio, qualcuno che può provare quello che dice, si tira indietro. Passiamo a Matt. No, questo per dirvi. Giuro, non è per gli interisti possono pure fare a meno di guardare questo video, lo dico ai milanisti in questo momento, adesso passiamo agli juventini. No, perché poi, ragazzi, vedi, le cose mi vengono in mente perché poi io non preparo niente, schiaccio play e inizio a parlare. Per tutto il tempo che i vostri, adesso mi riferisco agli iscritti di Peter Pan, che adesso ne parliamo alla fine, però gli ultimi 10 secondi perché lui non conta niente. Di Matt, del bandito, di Vessicchio, di DNA, di Tribù. Per tutto il tempo che voi passate a parlare dell'Inter, invece di parlare delle vostre squadre, e cioè tutti voi, no? Tutti voi amici di merenda, e sprecate tanto di quel tempo che ormai state facendo passare il Milan e l'Inter come due tappetini su cui poi passeggia l'Inter. Davvero, lo state facendo voi, non è colpa nostra, è colpa vostra. Però i vostri iscritti va bene così, tanto a loro basta che leggono i titoli. E adesso passiamo ai titoli. Matt DP,
DP. Matt, che significa DP? Me lo sono sempre chiesto. Sentite i titoli. Inter distrutta, condanna in arrivo, accusa pesantissima. Dovete sempre tenere presente che tutti questi video, ovviamente li sto segnalando come incitamento all'odio, ma li sto mandando anche alla sede dell'Inter tramite mail. Poi, se loro vorranno prendere anche quello di Vessicchio dove dice che l'Ndrangheta e Marotta stanno così, se poi l'Inter vuole prendere questi video in esame e trovare, no, se vuole prenderli in esame che lo facciano, io intanto li rimando perché voglio far vedere quanto questa gente sta buttando odio, e questi canali stanno riuscendo a mettervi davvero un odio sopra che voi neanche vi immaginate, non ve ne state rendendo conto. Inter, questo è sempre il grande Matt, quello così. Inter in tribunale, Zhang accusato, rischio di reati penali. Nei video questo non vi spiega niente. Ho sempre detto che i titoli, questo se li inventa quando si sveglia, che va dal letto al bagno a fare la pipì, lui si è inventato il titolo per portarvi a guardare il video. Nel video non dice niente. Riporta cose, l'altro giorno ha scritto condanna e no, dimissioni, l'altro giorno, 2 o 3 giorni fa. Poi di cosa parlava? Delle dimissioni di quelli della Covisoc, ora facciamo 2 mesi, però uno che legge il titolo pensa, no, dimissioni di chi? Chinè e Viola, incastrati, ora questo, no? Questo Matt che citerò nel video. Si permette il lusso tranquillamente di mettere il nome di 2 magistrati così nel titolo, incastrati. Andatevi a guardare il video, o se l'avete visto, andatevelo a riguardarlo. Non dice niente, non dice niente, non dice niente. Proprio pum, parole così buttate, scorregge che escono dalla bocca. Va bene? Ovviamente ho mandato anche questo video. Vi stanno prendendo in giro, vi stanno portando a diventare degli odiatori, non riuscite a capire che l'Inter vi ha bastonato in campo, vi ha bastonato. Inter Milan 5-1, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Di aiuti arbitrali? Ditemi, oppure l'Inter ne ha fatte 5 e ne poteva fare 8. È quello che io, cioè non state capendo, non state capendo. Inter Juve 1-0, poteva finire 4-0 la partita. Cioè, capite? Cioè, nell'Inter Juve 1-0 è successo qualcosa? No, non è successo niente. In Inter Milan 5-1 è successo qualcosa? No, non è successo niente. Parlo di VAR, c'è stato un rigore in Inter Milan, netto di Theo Hernandez su Lautaro, netto, lo dice tutto il mondo, ma non penso che voi possiate inventarvi qualcosa su quel rigore, no? Ma poi ammettiamo pure, è finita 5-1 la partita e ne poteva fare 3-4 altre l'Inter. Al milanista cos'è che dà fastidio? Che l'Inter abbia vinto lo scudetto in casa sua? Ragazzi, è successo, il calendario è stato infame con i milanisti, è successo proprio che in quella partita l'Inter poteva vincere lo scudetto e l'ha vinto. Non può questo portarvi a buttare tanto odio, tanto marciume, grazie alle scorregge che escono dalla bocca di questi, va bene? Peter Pan, ve lo lascio alla fine, perché Peter Pan è zero, è zero. Peter Pan di suo non mette niente. Peter Pan copia tutto quello che dice Vessicchio, tutto quello che dice Matt. E vi ho detto, la differenza fra Matt e Peter Pan è che Matt fa così, mentre Peter Pan lo fa dall'altra parte. Nell'immagine di copertina, questa è l'unica differenza. Ragionate con la vostra testa, rimanete iscritti, sentitevi i loro video, però ragionate con la vostra testa, perché tutte queste scorregge che escono dalla bocca di questi elementi sono minchiate che vi portano solamente ad essere degli odiatori, ok?